Non credo che la redazione di Topolino potesse immaginare che nella settimana di uscita del numero 3594 i premi Nobel per la fisica e per la chimica, che sono stati assegnati proprio in quella settimana, in quei giorni di uscita del numero, avrebbero avuto qualcosa a che fare, qualcosa di più di un semplice risvolto ispirazione, con una delle storie presenti a sommario su quel numero. Sto parlando di Amelia e la soluzione intelligente di Marco Bosco e Giampaolo Soldati, che, come scopriremo tra poco, potremmo proprio definire come una storia da premio Nobel. Marco Bosco si era già occupato del tema delle reti neurali e del loro addestramento sul numero 3461. In quell'occasione si era occupato delle auto a guida autonoma e del loro addestramento. In questa occasione, invece, utilizza il tema mettendolo insieme con un altro tema, questo molto più squisitamente fantascientifico, ovvero la costruzione di un robot intelligente. Infatti, Roberta, la strega tecnologica amica di Amelia ideata da Rodolfo Cimino, per permettere alla sua amica di accaparrarsi finalmente la numero uno e superare quindi il buon Paperone in ricchezza, costruisce un robot dotato di intelligenza artificiale, o quella che viene in realtà più correttamente chiamata in ambito scientifico e accademico, rete neurale. Ovviamente, se andiamo a spulciare nella storia dei fumetti disneyani, troviamo moltissimi altri esempi di robot intelligenti, però in questo caso l'approccio di Marco Bosco è indubbiamente molto più scientifico, già partendo dai materiali che vengono utilizzati per la costruzione del cervello elettronico di questo androide, che viene chiamato Gloria Dodson. Roberta, infatti, per la costruzione della rete neurale utilizza il germanio e il telluro di antimonio, che sono effettivamente due materiali che vengono veramente utilizzati per la componentistica elettronica, in particolare per quella dei supercomputer, che poi generalmente sono quelli più performanti che sono state realizzate nella nostra era attuale, tipo AlphaZero per esempio, ma ne parleremo più avanti di AlphaZero, non vi preoccupate. In realtà dovremmo dire reti neurali artificiale, ma da qui in poi comunque ogni volta che mi riferirò a rete neurale sarà rete neurale artificiale, mentre se mi riferirò a una rete neurale biologica sarà chiaro all'interno del contesto del discorso. Una volta costruita Gloria, il primo problema che le due streghe devono affrontare è addestrare la sua rete neurale. Per fare ciò, utilizzando dei particolari caschi avveniristici, degli scolapasta adattati, Roberta in pratica copia la memoria e più in generale la personalità di Amelia nel cervello elettronico di Gloria. In effetti questo casco, per quanto costruito con materiali di fortuna, risulta particolarmente fantascientifico, però una decina di anni fa avevo visto una piccola notizia che sembrava andare proprio in quella direzione. Non esattamente in quella direzione in effetti, ma magari ne potremmo parlare in un video a parte. E proprio il premio Nobel per la fisica 2024 è stato assegnato alle reti neurali e al loro addestramento. A ottenere questo ambito premio sono stati John Hopfield e Jeffrey Hinton. E già io vi vedo perplessi, perché vi starete chiedendo: cosa c'entrano due fisici con una linea di ricerca che è tipicamente da ingegneri, ingegneri informatici in particolare, forse dai matematici? Se avrete la pazienza di seguirmi, ve lo spiegherò. E poi Hinton, a voler essere Pignoli, in realtà non è un fisico, ma nella foga del racconto l'ho inserito nella grande famiglia dei fisici. In effetti un neuroscienziato, uno psicologo cognitivo. Perdonatemi per questa piccola imprecisione. Partiamo da lontano. Dal punto di vista matematico, una rete è definita con dei nodi che sono legati, collegati tra loro da particolari percorsi. Lo studio, quindi,
di questa rete rientra all'interno della teoria dei grafi, che venne iniziata da Leonhard Euler, matematico svizzero, all'epoca in cui si occupò del famoso problema dei sette ponti di Königsberg. Proprio su questo problema, diversi anni fa, uscì una storia di Francesco Artibani, disegnata, se non ricordo male, da Marco Mazzarello, che aveva la supervisione del matematico Alberto Saracco, che tra l'altro si trova proprio qui su YouTube. Vi lascio in descrizione il link al video che è dedicato a quella storia. E ovviamente vi invito anche a iscrivervi pure al suo canale. Insieme ai suoi riferimenti vi lascio anche l'articolo che pure io ho dedicato alla storia in questione. Ovviamente la teoria dei grafi da sola non può spiegare come e in che modo si possono scambiare, diciamo così, le informazioni, i nodi presenti nella rete. Ci possono indubbiamente però dare un'idea. Bisogna quindi in un certo senso fare un salto a un livello superiore, passando a quella che effettivamente è la teoria delle reti, la teoria matematica delle reti. Grazie a essa, per esempio, è possibile modellizzare il modo con cui delle cellule biologiche, che di fatto costituiscono una rete, comunicano e si scambiano le, diciamo così, informazioni tra loro tramite enzimi e quant'altro. Ed è proprio su un problema di questo genere che stava lavorando tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 il fisico biofisico, per la precisione teorico, Hopfield, che alla fine del lavoro nel 1982 pubblicò un articolo in cui definiva quella che è oggi nota come rete di Hopfield, ovvero la matematica che permetteva di descrivere in che modo le cellule biologiche comunicano tra loro. In realtà, a voler essere pignoli, il risultato di Hopfield era stato anticipato di una decina d'anni dall'ingegnere giapponese Sunichi Amari. Amari, infatti, aveva proposto una modifica del modello di Ising con l'obiettivo proprio di modellizzare una memoria. Del modello di Ising, in effetti, ho già parlato, sempre in occasione di un'altra storia scientifica di Marco Bosco, pubblicata sul numero 3470, quando parlò, diciamo così, dei materiali a memoria di forma. Alla fine, la proposta di Amari, tornando quindi all'ingegnere giapponese, era fondamentalmente identica a quella che poi sarebbe stato noto come rete di Hopfield. Questo primo modello era fondamentalmente un modello basico, perché la risposta dei neuroni agli stimoli esterni poteva essere di due tipi, sostanzialmente discreta: o di 0, cioè il neurone non era attivato, o di tipo 1, cioè il neurone era attivato. Su questi risultati, ottenuti da Hopfield e dal suo gruppo di ricerca, si andò a inserire Hinton con il suo gruppo di ricerca. Il gruppo di Hinton pensò bene che una funzione di attivazione, perché questo è il nome tecnico che viene utilizzato, di tipo discreto, quindi 0 o 1, non fosse quella giusta per descrivere nella maniera più corretta il funzionamento di una memoria, perché di fatto Hopfield aveva descritto una memoria. E sostituirono queste attivazioni dei neuroni di valore 0 e 1 con una specie di funzione di probabilità che diceva in un certo senso, valutava in un certo senso, qual era la probabilità in funzione di un dato stimolo esterno che quel neurone si attivasse oppure no, quindi un valore compreso tra 0 e 1 e quindi descritto da una funzione continua. Nasce così la cosiddetta macchina di Boltzmann. Il nome viene dal fatto che la funzione di attivazione in pratica era una delle funzioni utilizzate da Boltzmann per descrivere la termodinamica, per rivoluzionare, in realtà volendo essere più precisi, la termodinamica. Il nome macchina invece riecheggia la cosiddetta macchina di Turing, che doveva essere una macchina che serviva per eseguire dei calcoli, e infatti l'idea dietro lo sviluppo di reti neurali in grado di memorizzare delle informazioni era quella per usarle appunto per eseguire dei calcoli.
Le reti neurali però, per poter funzionare in maniera efficiente per svolgere i compiti che servono ai nostri scopi, hanno bisogno di essere addestrate. Ma si scoprì abbastanza velocemente che una rete neurale a un unico strato non riesce ad eseguire dei calcoli particolarmente profondi, e già qui proteste e intuire qualcosa su dove voglio andare a parare. E allora, ecco, sempre grazie al gruppo di Hinton, che si inizia un po' a complicare la faccenda. E oltre alla rete visibile che riceve gli input e a una rete visibile che restituisce gli output, ci sono in mezzo tutta una serie di reti nascoste che come input ricevono i risultati già elaborati dalla prima rete più esterna, poi li restituiscono come output a un'altra rete più interna ancora, sempre più interna, realizzando quindi in pratica una specie di pensiero profondo. E forse qualche nerd potrebbe avere qualche idea galattica in testa. Ed è quindi proprio da questo modo di procedere, programmare, progettare le reti neurali, che viene il cosiddetto deep learning, cioè l'addestramento delle reti nascoste di una rete neurale. In questo modo, quindi, una rete neurale dà dei risultati molto più efficaci, molto più vicini alla risposta che ci si aspetterebbe proprio da una rete neurale biologica, come per esempio un cervello umano magari. Sia sulla definizione un po' più matematica delle reti neurali, sia sul loro addestramento, mi sono speso un po' di più, in maniera un pochino più dettagliata dal punto di vista matematico, nel video di particelle musicali dedicato alla AI-SUNO. Vi lascio il link in descrizione per poter approfondire la faccenda. E il punto è che, arrivati ora alla questione dell'addestramento, ecco che ci andiamo a collegare direttamente con il premio Nobel per la chimica assegnato nel 2024, che è stato dato per tecniche di predizione su come le proteine si ripiegano. I vincitori sono Demis Hassabis, John Jumper e David Baker. Ma vorrei soffermarmi in particolare su Hassabis, perché quelli che sono più interessati all'intelligenza artificiale probabilmente avranno già sentito parlare di lui. Hassabis, infatti, è il cofondatore di DeepMind, che è la divisione di Google che si occupa della ricerca sull'intelligenza artificiale. E infatti c'è lui dietro, per esempio, ad AlphaZero, ma la cosa non dovrebbe stupire, essendo uno scacchista provetto sin dai 4 anni, e dietro il suo fratello maggiore AlphaGo. In particolare AlphaZero è un'intelligenza artificiale o rete neurale scacchistica piuttosto particolare, perché è stata in grado di imparare gli scacchi da sola, a partire dalle regole, solo dalle regole di movimento dei pezzi, e poi ovviamente giocando una miriade di partite, perdendone tantissime, fino a che alla fine non è riuscita ad imparare a eseguire in maniera particolarmente profonda i calcoli, diventando il motore scacchistico più forte della storia. E di questa storia, cioè la storia dei motori scacchistici e dell'annoso problema della risoluzione degli scacchi, molto probabilmente dedicherò dei contenuti a parte, probabilmente degli articoli, forse anche una serie di video, per cui restate in campana, visto che ormai siamo giunti alla fine, il tempo a nostra disposizione è finito, e spero che, arrivati a questo punto, abbiate capito perché la storia di Amelia, pubblicata sul Topolino numero 3594, può essere ben definita come una storia da premio Nobel. Per cui, arrivati a questo punto, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere notifiche su tutti i nuovi video caricati, inclusi quelli di Disney Comics and Science. E vi assicuro, io non sono un prodotto di una qualche intelligenza artificiale. Tranquilli, saluti a tutti!